Buongiorno, benvenuti al nostro consueto programma per riflettere e meditare sulla parola del Signore. Oggi è mercoledì 19 agosto e il versetto che vi leggerò è contenuto all'interno dell'epistola di Giacomo, al capitolo 2, i versetti che vanno da 15 a 17. Se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e satollatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, che giova? Così è della fede: se non ha opere, è per se stessa morta. L'epistola di Giacomo è un'epistola che insiste molto sul discorso delle opere. Martin Lutero non guardava di buon occhio questa epistola. Sappiamo che Lutero ha riportato a galla invece il discorso sulla grazia, mentre all'epoca la Chiesa Cattolica insisteva molto sulle opere, a tal punto che erano diventate anche un grande affare economico. Tuttavia, Giacomo non sta screditando il valore della grazia. Giacomo sta affrontando la questione a tutto tondo. Concentrarsi solo sulla grazia e lasciarla così come elemento inattivo, come elemento semplicemente intellettuale, ha poco senso. Come ha poco senso anche concentrarsi esclusivamente sulle opere, a tal punto che queste oscurano e insabbiano invece l'elemento della grazia. Giacomo fa uno sforzo per mostrare un equilibrio necessario. Serve sì la grazia, ma sull'altro piatto della bilancia serve mettere anche le opere. Entrambe devono avere egual peso, egual misura. Allora ecco che la situazione è in equilibrio. Si corre il rischio di, ad esempio, vivere una fede sotto il nome comunemente conosciuto della grazia a buon mercato. Praticamente, cosa sostengono alcuni teologi? Che Dio è buono, che Dio alla fine salverà tutti. Non è assolutamente così, significa veramente, approfittarsene della situazione. Questo appunto è il rischio opposto alle opere, alla questione delle opere, una eccessiva fiducia su una grazia svuotata di senso. Giacomo vuole che il cristiano sia equilibrato. Quello che dice poi deve corrispondere a delle azioni ben precise. E infatti nei versetti che ho letto qui si parla di cristiani che, rivolgendosi a dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, nel caso specifico, Giacomo fa riferimento a delle difficoltà proprio materiali, non avere di che vestirsi, non avere di che mangiare, ma le difficoltà possono essere di più ampio raggio. Sicuramente in un periodo storico come quello di Giacomo, questa era la questione più lampante. Probabilmente sta tornando anche oggi a essere così a causa della crisi economica. E quindi, se non si danno le cose necessarie al corpo, come dice nel versetto 16, dice: a che cosa giova essere cristiani? A che cosa giova avere la fede? Se poi questa fede è lì, pronunciata, è soltanto un concetto intellettuale che galleggia nell'aria. Anzi, il rischio è che la fede, se non ha delle opere, muore. La fede quindi è un po' come una pianta. La fede si nutre delle opere. Molto bello questa dipendenza della fede rispetto alle opere, come appunto dice Giacomo al versetto 17. Così è della fede: se non ha opere, è per se stessa morta. E potremmo anche dire il contrario: le opere, se non hanno poi la fede, se non c'è il concetto della grazia, di per se stesse sono
vuote, perché una buona azione la potrebbe compiere chiunque, anche un non credente, un ateo. Ma la differenza sta che il credente non compie solo un'opera in sé, qualcosa di visibile, di concreto e di materiale. Il credente la mette in campo, mette atto questa opera perché ha accettato Gesù Cristo, un piano ben preciso. E queste opere gli servono per testimoniare non di se stesso, di essere un bravo cittadino educato al senso civico, ma per testimoniare di Gesù Cristo. Gesù nel Vangelo dice affinché vedendo le vostre buone opere glorifichino il Padre che è nei cieli. Le opere le compie il cristiano, ma la gloria va al Padre. Bene, con questa mia semplice riflessione vi auguro una buona giornata e che possiate avere delle belle occasioni per poter fare delle opere, anche semplici, ma che servano a testimoniare la vostra fede cristiana e che chi ne beneficia e le riceve possa glorificare il Padre. Ancora buona giornata. Amen.